Mi trovo sopra la motocicletta probabilmente più longeva dell'intera produzione mondiale. È ICMA 2023, siamo allo stand Royal Enfield e questa è la nuova Bullet 350. Un nome che per Royal Enfield è veramente mito e, scusate anche l'abuso della parola, veramente un'icona. Una moto che nasce nella sua prima versione nel 1932, attraversa una serie quasi infinita di ere motociclistiche, diventa una moto anche militare, ma solca le competizioni su strada, anche in fuoristrada, è arrivata anche in Italia in altre versioni con un altro motore, col vecchio motore, adesso non più omologato Euro 5, e ritorna adesso sulla nuova piattaforma Gen 1 che condivide con la Classic e con la Meteor, cioè col motore monocilindrico da 350 cm3, da 20,2 cavalli a 6100 giri e 27 Nm a 4000 giri. Spero di essermi ricordato i dati perfettamente. Sarebbe però scorretto parlare di questa moto come una pari livello della Classic, in quanto questa non deriva dalla Classic, ma storicamente è la Classic che poi deriva da questa, che è un modello, lo ripeto un'altra volta, molto, molto noto e iconico in India. Una sorta di versione premium, se vogliamo, che è sottolineata dal fatto che tutte le Bullet 350 hanno i filetti sul serbatoio ancora applicati a mano. Qual è la differenza quindi tra questa, tra la Bullet 350 e la Classic? Bene, innanzitutto un'ergonomia leggermente diversa. Chi lamentava un manubrio troppo basso, per esempio per la sua grande altezza, sulla Classic qui troverà un manubrio rialzato, ma soprattutto, a parte la verniciatura che potete vedere anche voi, decisamente premium, troviamo una nuova sella in un solo pezzo, più grande, si trova in questo caso a 805 mm da terra e il peso è di 195 kg, ovviamente per la Bullet 350. Un'altra cosa che mi piace sottolineare è che cambia anche, può sembrare poco, però mi piace tanto, cambia anche questa copertura della scatola filtro, comunque della porzione dell'alimentazione del motore di 350 cm3, che sembra un po' più classica o un po' più militare a seconda di come la si vuole vedere. E rimangono come retaggio forse anche delle versioni militari di molti anni fa, fortunatamente, gli occhi di tigre, che sono un po' mutuati da quelle piccole luci militari che servivano per far vedere le motociclette di notte appunto ai nemici. Sulla parte destra della motocicletta troviamo lo scarico nero, lungo, dritto, verniciato in nero opaco, che dona un tocco ulteriormente dark, se vogliamo, a questa motocicletta. La Bullet 350 in questa versione Black Gold costa 5.300 euro, sarà disponibile a brevissimo anche in Italia, ma c'è anche la versione standard di 5.200 euro. Ragazzi, a questo punto sono stanco di parlare, parlatene voi nei commenti qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao!